Senta, lei poi ha conosciuto il signor signor Santa Paola, sebbene latitante? Ho frequentato per un decennio. Senta, chi è che ha introdotto lei nella famiglia mafiosa di Marcello Catania? Tagata, consigliere della famiglia. Dovrebbe ripetere meglio il nome, che ha detto Dagata, che ha detto? Marcello Tagata. Marcello Dagata. Lei ha militato in Cosa Nostra, quindi diceva, a partire dagli anni 80 sino a quando? Nel 94 il giorno della collaborazione, marzo 94. Senta, nella famiglia mafiosa di Catania ha mantenuto lo stesso ruolo oppure ha assunto degli incarichi diversi nel tempo, in questo lungo periodo temporale? No, io sono stato sempre un soldato di Cosa Nostra, però mi sostituivo quando c'era qualche mancanza, un vice rappresentante per la provincia, un capo di Cina. Però il mio ruolo era quello. Lei, ho capito, era un soldato, però in assenza di uno di questi soggetti ne svolgeva il compito, capito bene? Sì, ho sostituito Carletto Campanella per 4 anni come capo di Cina. Quando c'è stato il pentimento di Calderone ho sostituito Salvuccio Marchese che faceva la provincia e si incontrava con le varie province palermitane, di Caltanissetta, Agrigento. Ora ci arriviamo. Io sempre il Dagata, il consigliere, diciamo. E allora, cortesemente, attesa la lunga latitanza nella famiglia mafiosa di Cosa Nostra di Catania, può indicare alla corte gli esponenti principali della famiglia mafiosa di Catania e il ruolo che gli stessi hanno avuto nel tempo in questo organismo? Allora, come rappresentante era Benedetto Santapaola. Il vice di quando sono entrato io in Cosa Nostra 84 era Francesco Mangio. Poi il capo di Cina era Carletto Campanella. E uno dei consiglieri era il Malpassodo. Un altro consigliere era Dagata Marcello. E un altro capo di Cina era Salvatore Santapaola, che faceva anche la vice come rappresentanza della provincia. Il fratello di Santapaola. Poi? Poi c'erano i vari soldati dei quartieri che... Allora, lei ha parlato di tale Malpassotu. Malpassò, sì. Può indicare Giuseppe cortesemente Pulvirenti. Giuseppe Giuseppe Pulvirenti. Pulvirenti. Pulvirenti aveva dei fratelli? No, aveva un figlio e un genero che erano membri di Cosa Nostra. Piero Puglisi e Nino Puglisi. No, e Se Nino, suo figlio... Figlio del Malpassodo, diciamo. figlio del Malpassotto. Due Da che derivava questo soprannome, se lei ne ha conoscenze? figli. Dice che era un ladrone di Belpasso, all'epoca si chiamava Malpasso e poi l'hanno chiamato il Malpassodo. Senta, ma poi il Malpassotto ha assunto qualche incarico nella famiglia mafiosa di Catania nel corso degli anni? Detto come responsabile, mi sembra che era il 1990, era un consigliere, diciamo, della famiglia Santapaola, non di Santapaola, di Cosa Nostra, lui è il Dagata Marcello. È Dagata Prima era il Marcello. responsabile del suo gruppo dei vari paesi, Adrano, Paternò, Biancavilla, Belpasso, Trecastante, tutti i paesi, diciamo, etnei. Ho capito. Ed era lui il responsabile di questo gruppo. Responsabile del gruppo, così il padrino, diciamo. Benissimo. Senta, lei Enzo Aiello lo ha conosciuto? Enzo Aiello l'ho conosciuto, sì. E chi era? Allora, quando sono entrato io non faceva parte neanche a Cosa Nostra. Poi nel tempo è diventato uomo di Cosa Nostra e cassiere della mafia e si incontrava anche con i palermitani. Arriviamo ai palermitani. Eugenio Galea, lei l'ha conosciuto? Sì, l'ho conosciuto benissimo, era un vice rappresentante di Santa Paola. Per la provincia, sempre parlando. Della Era provincia. quello che portava le discussioni avanti fra Catania e Palermo e le altre città. Benissimo. Pietro Rampulla, lei lo ha conosciuto? Sì. Per quale ragione? L'ho conosciuto a Caltagirone e poi l'ho incontrato al carcere di Catania quando è stato arrestato per l'associazione. Le è stato presentato come uomo d'onore anche il Pulla. Sì.
Senta, tale Giuseppe Gullotti lei lo ha conosciuto? Sì, barcellonese. Per quale ragione lo ha conosciuto? Oh, insieme a lui abbiamo fatto un duplice omicidio nel suo paese. Ma faceva parte dell'organizzazione mafiosa? Sì, Cosa Nostra, sì. Aveva un soprannome? L'Avvocatic. Senta, Giuseppe Mangione lo ha conosciuto? Sì, fratello di Francesco. Per quale ragione lo ha conosciuto? Conosciuto quando l'hanno fatto uomo d'onore che curava gli interessi del fratello, nell'86. Rosario Cattafi lo ha conosciuto? No, ne ho sentito parlare di Rosario Cattafi. A proposito di... Me ne ha parlato in una traduzione da Catania a Roma, Carletto Campanella, del capo di Cina. Che cosa le ebbe a dire? Innanzitutto chi era Campanella? Campanella era un capo di Cina della famiglia Santa Paola. E che cosa le disse? Allora, il Campanella mi ha detto sull'aereo, mentre che ci trasferivano, che il Cattafi stava cercando di avvisarci che Santa Paola stava per essere arrestato. È andato al carcere di Cuneo, che era un carcere di massima sicurezza, e non è riuscito a tramite il Carletto Campanella a farci sapere a noi altri che Santa Paola già era individuato e lo stavano per arrestare. Per quale ragione Cattafi avrebbe dovuto fornire queste informazioni? Perché è amico di Santa Paola e di Carletto Campanella. Lei ha conoscenza di quale città di origine è Cattafi? Oh no. Tu che è amico degli amici, però è un barcellonese, diciamo. Può precisare innanzitutto quando è stata fatta, quando risale questa confidenza che lei ha avuto da Campanella? Questa confidenza mi è stata fatta nel 93. E in gennaio quel del 93. Gennaio 93, va bene. In quel periodo Santa Paola era ancora latitante? Sì, è stato arrestato aprile 93. E dov'era latitante Santa Paola in quel periodo? Allora, io quando l'ho lasciato io latitante era a Barcellona, poi dopo qualche mese l'hanno spostato nel Ragusano e so che l'hanno arrestato lì, però non, io già ero arrestato. Allora, vediamo di essere... L'hanno arrestato febbraio 93. Vediamo di essere precisi. Dunque, è stato Santa Paola, per quanto a sua conoscenza, a Barcellona orientativamente da che periodo a che periodo? Tutto il 92. E in precedenza? In precedenza è stato un po' a Catania, un po' a Lentini e un po' a Graniti, provincia di Messina. Ecco, in provincia di Messina. In che Graniti. Periodo? Graniti 88-89. Lei lo ha mai incontrato in questo periodo, in questo lungo periodo di latitanza in Santa Paola? Sempre, in tutti i posti, e lo spostavo io perché ero l'unico che avevo contatto con dei poliziotti nella questura di Catania, due agenti di polizia che commettevano omicidi insieme a me, e spostavamo il Santa Paola solo quando arrivava qualche informazione che stavano per... L'ultima volta l'ho spostato nel 92, che il dottor Speranza stava facendo un'operazione a Masca Lucia, che gli avevano detto che era lì, effettivamente era lì, e di notte mi hanno avvisato di toglierlo. Se era vero, dice, sposta Santa Paola che lo stanno arrestando. E poi era vero che era a Masca Lucia. Senta, lei ha parlato del luogo di latitanza del Santa Paola a Barcellona. Barcellona Pozzo di Cotto, sì. Lei sa in che periodo esatto è stato lì e presso chi? No, il titolare della casa non lo so chi era. E che periodo? 92, l'ho detto, 92. 92. Lei, signor Avola, poi è stato tratto in arresto? Sì, nel 93, febbraio 93. Febbraio 93. Lei sa poi quando è stato arrestato Santa Paola? Santa Paola è stato arrestato aprile 93. Aprile 93, quindi poco dopo
il suo arresto, giusto? Sì. Lei sa dove si trovava in quel momento, Santa Paola? Io sono nella zona del Ragusano, però non, con precisione non lo so perché non c'è. Ok. Senta, signor Avola, lei per conto di Cosa Nostra ha commesso dei reati? Sì, omicidi, estorsione, rapine. Che reati ha commesso? Omicidi, estorsione e rapina. Senta. Quando lei è stato. Quando Santa Paola era a Barcellona, lei ricorda quante volte lo ha incontrato? Un paio di volte. Un paio di volte a cosa si riferisce? Una, due, più di due? Un tre volte l'ho incontrato nell'arco dell'anno però. Nell'arco dell'anno? Di quale anno? Sempre 92. È sicuro di questa circostanza? Sì. E allora procedo ad una contestazione dal verbale del 21 novembre del 2006 reso alla Procura della Repubblica di Messina, pagina 2 per le difese, le ultime tre righe. Allora, quando a domanda del pubblico ministero abbia a dire: mi sono recato tre volte a trovare Santa Paola allorché si trovava a Barcellona a Pozzo Rigotto. La prima volta nella metà del 91. Può essere. Vabbè, leggiamo tutta la frase. Di focalizzare tutto. Aspetti, Avola, aspetti, ascoltiamo tutta la frase e poi può rispondere, può precisare. Allora, la prima volta nella metà del 91, la seconda volta alla fine del 91. La terza volta il 27 febbraio del 1993. Ricordo con precisione questa data perché il giorno dopo venni arrestato. E allora, Avola, quindi ha sentito su cosa le viene contestato? Lei in una precedente dichiarazione del 2006 ha fatto riferimento sempre ai tre incontri che lei oggi ha confermato, però collocandone due nel 91 e alla fine del 91 e uno poi invece nel 93, quindi non nel 92. Adesso il suo ricordo è più nitido, può essere più preciso. Fine 91, inizio 92, con precisione. Mi ricordo quello del 93 sicuro perché mi ha mandato al Vercolano perché avevamo fatto degli omicidi per avvisare che erano stati commessi questi omicidi del gruppo Santa Paola all'interno della famiglia, diciamo. Ed effettivamente, come ha dichiarato il 21 novembre del 2006, avvenne il giorno prima del suo arresto? Il giorno prima del mio arresto, sì. Quindi lo ancora ad un fatto preciso questo ricordo, giusto? Sì. Benissimo. Senta, lei ha commesso molti omicidi per conto dell'organizzazione mafiosa? Sì, abbastanza. Quanti orientativamente? Una ottantina di omicidi. Lei ha detto che è stato arrestato esattamente in che data, quindi? Io sono stato arrestato il 28. Il 28 febbraio del 93. Per quale reato? Nell'ambito di quale operazione? Allora, a me mi hanno arrestato per detenzione d'arma. Soltanto per questo? Però il giorno prima avevamo commesso questi omicidi e c'è stato uno del gruppo che si è andato a consegnare nella finanza di Reggio Calabria dicendo che avevamo ucciso dei membri del gruppo mafioso Santa Paola e gli faceva ritrovare il cadavere subito. Però il malato di campo non me l'hanno fatto subito, me l'hanno fatto dopo un anno.